Allora, eccoci qui, ben ritrovati sul canale di Hot Corn. Come ogni settimana abbiamo scelto per voi un film, come sapete, a volte li scegliamo o che sono dimenticati o che proprio non hanno avuto una vita cinematografica in Italia. In questo caso il film uscì in realtà in Italia nel 2000, ebbe anche un buon successo, fu una delle sorprese di quella stagione, e il film è L'erba di Grace, in Saving Grace in originale. È una commedia godibilissima, scritta benissimo, che è stata costruita attorno a Brenda Blethyn, grandissima attrice, vi ricorderete Segreti e Bugie. In questo caso Brenda Blethyn però non fa un personaggio drammatico, ma si muove tra commedia e qualche elemento di dramma, però mette in scena questa persona, questa Grace, questa donna che vive in Cornovaglia. Tra l'altro vedrete tutte le location sono in Cornovaglia, ci sono dei posti bellissimi. In gran parte anche il posto dove abita Grace è a Port Isaac. E Grace è una signora che ama il giardinaggio e che a un certo punto però si ritrova vedova e deve far fronte ai problemi economici perché il marito John, appunto, muore. Cioè, una commedia che parte appunto, da un fatto drammatico come la morte del marito, per poi portarci su tutt'altro campo, perché, come vedremo, Grace, assieme a Matthew, che ha interpretato Craig Ferguson, che è anche lo sceneggiatore del film, praticamente si ritroverà a costruire un campo di marijuana con degli effetti più o meno esilaranti. Questa è una commedia che tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 andava molto anche in Italia. C'era tutto il filone di una commedia inglese che poi non si è un po' persa, c'è ancora, però ha meno distribuzione in Italia. La regia è di Nigel Cole. Tra l'altro Nigel Cole dopo ha diretto anche Calendar Girls, molto bello, e recentemente anche We Want Sex. Perché dovreste vedere L'erba di Grace se non l'avete visto, ma anche se l'avete già visto? Beh, innanzitutto perché è un film godibilissimo, perché vi terrà veramente con il sorriso sulle labbra, perché è una sceneggiatura molto molto intelligente, scritta benissimo, e perché secondo me è anche un tipo di film che oggi manca, perché sa essere anche politicamente scorretto. C'è Brenda Blethyn che è veramente fantastica. È un film che tocca anche delle corde molto, molto profonde, perché in realtà non è una commedia così leggera come sembra. Ultima cosa, dopo aver visto questo film, prenoterete un viaggio per andare in Cornovaglia, perché vi innamorerete assolutamente dei luoghi che sono magnifici. Allora, io direi di fermarsi qui e ci vediamo insieme all'Erba di Grace. Thank you.
conce, dice il Signore, la saggezza e la grazia di usare in modo proficuo il tempo che ci è rimasto da trascorrere qui sulla terra. Aiutaci a pentirci dei nostri peccati, del male che abbiamo commesso e del bene che non abbiamo compiuto. Donaci la forza di seguire il cammino del tuo santo Figlio in modo che possa condurci all'assoluta pienezza della vita eterna per Cristo nostro Signore. Amen. 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 Bastardo. Doveva ancora pagarmi una ragosta. È come in quel film di David Bowie, l'uomo che cadde sulla terra. No, ma che? Trevethan si è buttato dall'aereo senza il paracadute. Nel film David Bowie era un alieno. È un alieno? No, non cominciare con queste stronzate. Ci sono molti personaggi dello spettacolo che provengono da altri mondi. Li hai mai guardati bene gli occhi di David Bowie? Beh, se è questo il criterio, allora anche Charlie è un alieno. Esatto. Charlie, ancora vino? Grazie, Grace. La tua casa è veramente bella. Oh, grazie. Maurice? Oh, grazie. Grazie, Grace. Grazie, Grace. Nel lingua. C'è pane e salsiccia in cucina. Grazie. Lavati le mani. Ok. Greschi, stai cercando? Matthew, eccoti qua. Potresti controllare l'umidificatore nella serra? Me ne ero proprio dimenticata. L'ho fatto. L'ho fatto ieri quando me l'hai chiesto. Oh. Senza di lui non so proprio come farei. Che tipo di ferite si riportano quando si cade da quell'altezza? Molto gravi in genere. Perché l'ha fatto? Chi può saperlo? Magari voleva soltanto andare in bagno, ma ha preso la porta sbagliata. Sì, molto probabile. Volete scusarmi? Tanto ti prendo, invece non ci esci. Matt, hai roba? No, niente, mi dispiace. Matt. E va bene, andiamo. Lei non è qui, Grace. Chi non è qui? È andata via dopo il funerale, l'ho vista io. E le hai parlato? No. Crede che se ne andrà? Lei ama questo posto. Diana dice che si è trattato di un incidente, che stava cercando il bagno. E invece è caduto di sotto. È l'ultimo, vero? Goditelo. Sarà un inverno lungo e freddo. Allora, Alfred. Oh, salve, dottor Benford. Ciao, Matthew. Mi chiedevo se mi può aiutare, dottore. Il mio orecchio ha bisogno di un controllo. Mi fa... Sì, mi fa ancora male. Forse è meglio se faccio un salto domani in ambulatorio. Sì. Beh, adesso devo proprio andare via. Sono stati avvistati alcuni pescatori di frodo sull'estuario. Stai bene? Una favola. Mia madre avrebbe voluto comprare una lavastoviglie. Mio padre ha detto no, perché lei ne aveva già una. Lui? Se hai bisogno di qualcosa, Grace, io per casa... Sì, siete stati tutti quanti molto gentili, ma sul serio, sto bene. E da qua ci penso io... Harvey! Sto bene. D'accordo.
Buongiorno, Matthew. Salve. Ciao, Joy. Ciao, Grace. Buongiorno, Tom. Ciao, Grace. È stato un incidente terribile, poverina. Adesso non chi è di guai. Dicono che fosse la sua amante. Buongiorno, signore. E buongiorno, Grace. Vorrei una scatola di paracetamolo e vorrei anche saldare il mio conto. Noi abbiamo perso i conti. Perché non ci paghi il mese prossimo? Avete perso i conti? Sì. È veramente un mistero. Allora intanto prenderò il paracetamolo. D'accordo. Quanto ti devo dare? 5 pence. Oh, c'è scritto una sterlina e 25 qui sopra. Offerta speciale. Grazie. Bene. Grazie. A presto, cara. Ciao. Ci vediamo. Buongiorno. Posso aumentarti lo scoperto, Grace? Di poco. E nel frattempo scopri se esiste una polizza d'assicurazione sulla vita. Investimenti. Io non riesco a capire. Deve esserci qualche errore. Il tuo defunto marito ha usato la vostra casa come garanzia per ottenere un prestito. E siccome non hai figli, tu erediti l'immobile, ma di conseguenza erediti anche l'ipoteca. Questo d'accordo, ma la casa ha 300 anni. L'ipoteca sarà estinta ormai. Forse non hai capito. Ha usato la casa come garanzia collaterale per avere un prestito e finanziare le sue operazioni commerciali, nessuna delle quali, in verità, è andata a buon fine. Va bene, ma i soldi che mi ha lasciato? Non te ne ha lasciati. E in più devi pagare i ratei del mutuo. E di quanto sono? 2000 sterline al mese. Sarò lì con te, lì vicino a te, perché mi piaci tanto. Ti abbraccerò, ti coccolerò. Ehi, come va? Matthew, temo di avere cattive notizie, mi dispiace. Lo so. Hai provato con il concime? Ho provato con tutto. Lo fanno apposta a morire, ci ho persino parlato. Che gli hai detto? Vi dispiacerebbe non morire? Sei un giardiniere del cazzo, Matthew. Ma che ne so io di piante? Sono di Glasgow. Oh, che strazio con questa storia. Vuole farlo qualcun altro? Noi siamo gente di mare. Lui no, lui è un dottore. Il mio curriculum offre poche garanzie al paragrafo salvare vite. Sono dei segnali. Quali segnali? Armageddon. Giudizio finale. Un uomo cade giù dal cielo. Tu perdi il lavoro e tutte le piante muoiono. Volevo fare questo. Grace, tu hai per caso un portafoglio azionario? Che cos'è? Non lo so. Però potresti averne uno. Ma no, non ho niente del genere. Ho solo conti da pagare e lettere di creditori. Non riesco a capire. Ci sono fatture di società di cui non ho mai sentito parlare in vita mia. Abbiamo anche un conto in Svizzera. Oh. Sì, non c'è un soldo, ma comunque ce l'abbiamo. Devono esserci dei documenti che ha messo via da qualche parte. Era quello che pensavo anch'io, Gerald. Ma invece no. Non ce ne sono. Non c'è niente. Che cosa devo fare in nome di Dio? Oh.
Stai bene? Sei pallida. Sto bene. È solo il dopo sbornia. Abbiamo bevuto tanto? Non me lo ricordo. No. Stai proprio male. Non ti sei mai ubriacata? Starò bene quando salirò sulla barca. Non dovresti andare a lavorare. Dovresti farti vedere dal dottore. Io non visito senza appuntamento. Te? Sì, grazie. Considerati i tuoi recenti problemi, pensavamo che avresti voluto annullarlo. È soltanto un tè, possiamo prenderlo ovunque. Ma l'abbiamo sempre preso in questa casa. È tradizione. Sapete, sto lavorando ad un nuovo ibrido. Palanopsis patopedilum, bellissimo. Oh, che meraviglia! Oh, su, signore, vi prego, torniamo agli affari. Dobbiamo invitare il dottore, vista l'incresciosa figura che ha fatto l'anno scorso. Dobbiamo portarla via. No! No! Avanti, via dalla facciatrice! Che sta succedendo? Buongiorno, signora Trevethan. Ciao, Bob, Terry. Come va l'anca di tua madre, Bob? Oh, molto bene, grazie. Bene, bene. Vogliono portare via la falciatrice. Noi due non c'entriamo. È la società finanziaria. Non è stata mai pagata. Allora sarà meglio che la portiate via. Mi dispiace molto. Matthew, non sei obbligato a farlo, ti prego. Figurati, hai già pagato tutta la settimana. È incredibile, mi ha mentito persino sulla falciatrice. Mi ha mentito su tutto. Non puoi trovarti un lavoro? Che potrei fare? Beh, potresti... Ti va una tazza di tè? No, grazie. Matthew... Mi dispiace veramente per il tuo lavoro. No, non fa niente. Assumerai una capra. E se c'è qualcosa che posso fare? Sai, speravo che me l'avresti chiesta. Perché? Grace, tu sei la miglior giardiniera del mondo. E io ho delle piante che sono molto malate. Hanno bisogno d'aiuto. E dov'è che le tieni? C'è... svegliare qualche scoiattolo. Vieni di qua. Come? Qui. Sono piante di Gerald. No, no, sono mie. Credo di averle innaffiate troppo. Non sono così stupida, Matthew. Lo so che tipo di piante sono. Di che tipo sono? Marijuana. Davvero? Sì, marijuana. Non hanno abbastanza luce, non ti sembra? Non cresceranno mai al buio qua sotto. E sai com'è? Non volevo che qualcuno le vedesse. Beh, direi di no. Che dici? No. Ma se vuoi che queste poverine crescano, c'è bisogno di terra decente e molta più luce. Ok, grazie. Coraggio, allora, andiamo. Portiamone una alla sera, vediamo se posso fare qualcosa. Senti, magari non ti va di farlo. Sono una giardiniera e queste piante sono malate. D'accordo. Non parlare, mi raccomando, seguimi. Attenzione. Segui la luce. Non schiacciarla. Guarda, c'è Gerald. Non ti preoccupare, cieco come una talpa. Svelto. Andiamo. Svelto. Dove sei stato? Ah, è stupendo, Nicky. Ho salvato le piante. Ah. Ho chiamato un esperto. Chi? Il miglior giardiniere del mondo. Grace. Grace? Sì, è fantastica. Lo fa perché si sente in colpa di avermi licenziato. Non è gentile? Non lo so. Come non lo so? Beh, non ha già abbastanza problemi. Le manca solo la droga. Ma di che stai parlando, droga? Matthew, lo sai di che sto parlando. È ancora illegale. Grace è vulnerabile in questo periodo. Spero non ti starai approfittando di lei.
Ma io lo sto facendo per noi due. È questo il tuo modo di dire grazie? No. Conosco modi migliori. Congratulazioni, signor Stewart. Stasera è lei, lo scozzese fortunato. Allora, lo sono o non lo sono? No, no, lo sei di sicuro. Sei molto incinta. È una buona cosa? Sì. Sì, magnifica. Sai per caso chi è il padre? Io credo di saperlo. Nelle analisi ho notato che gli spermatozoi indossavano il kilt. Molto divertente. Ho anche una brutta notizia, però. Quale? C'è il rischio che abbia i capelli rossi. Dall'inferno. Come vanno le piantine? Si è rivolto a un esperto. Oh, ottima idea. Non dire ancora niente del bambino, d'accordo? Voglio trovare il momento giusto per dirglielo. Quale bambino? Caramella? Allora vivrà, dottore? Sì, direi di sì. Senti, da dove vengono questi semi? Da uno che ha un Papa Bodmin. No, voglio dire, che tipo di semi sono? Ah, è un ibrido di indica sativa. Diciamo, Spino Marley e Erba Hendrix incrociati con Ruderalis. Quello che è, comunque sia, queste sono piante che hanno bisogno di molto sole. Se lo dici tu. La parte che ti interessa è il germoglio, vero? Sì. Guarda. Che cos'è? L'inizio di un nuovo germoglio. Ci sei riuscita in 24 ore. Sei una strega. Non è merito mio. È solo questione di giusta esposizione alla luce. Niente luce, niente germogli. Semplice. Sì? Salve, va bene la macchina parcheggiata lì? Sì. Cani? Cani? Cani. Lei ha dei cani? Postini e ispettori, prede irresistibili per i nostri amici cani. No, non ci sono cani. Bene. Oh, sì, 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 ingresso delizioso. Posso aiutarla? No, no, faccio da solo. Un tè la prendo volentieri. Mi dispiace, non so perché lei sia qui. Forse ha sbagliato casa. Oh, mi scusi, Nigel Plimpton. Trevetan, Laia Kaus. Devo fare una stima per la Ramptons, debiti insoluti. Sono procedure di routine prima di mettere all'asta una casa. Ma questa casa non è all'asta. Ah, beh, temo che lo sarà molto presto. Ecco, guardi. La gente nella sua posizione spesso smette di aprire la posta. Io sono la prima prova reale che è tutto vero. Vorrei che se ne andasse, per favore. Beh, mi dispiace, non posso. Devo assolutamente svolgere il mio lavoro. Anch'io vorrei che se ne andasse. Chiami l'ufficio per un altro appuntamento. Grazie. La Ramptons è un'importante società di investimenti. Tutte le società di John sono fallite. Io non avevo idea che avesse avviato degli affari nella City. Sì, a quanto ammonta il mio debito? Se non riesci a saldare il debito, possono espropriare tutti i tuoi beni. E ovviamente fra questi è inclusa la casa. A quanto ammonta il mio debito, Melvin? È di 300.000 sterline. Più o meno. Bastardo.
vi ha preso un virus, a bolle in tutto il corpo, bronchite e febbre abbiamo. Ci ha trasmesso il morbo. Matthew? Sì? Hai presente quella piantina che sto curando per te? Quanto può valere? Oh, non è morta, vero? No, sta rifiorendo. È soltanto che... Quanto ti possono pagare se la vendi? Un grammo di quella roba, se è buona, vale più dell'oro. Andiamo alla serra, subito. Ok. Senti, che cosa ho pensato? Prendiamo delle talee dalla pianta madre, le interriamo, le mettiamo sotto la luce idroponicamente, germoglieranno subito. Avremo il primo raccolto nel giro di qualche settimana. Così potrai saldare i debiti più urgenti. Un po' di tempo a disposizione ce l'hai. Non hai dovuto pensarci a lungo, eh? Non devi dirlo a nessuno. Hanno appena cominciato. Forza, abbiamo almeno un'ora. Ok. Scusa. Sia ragionevole. Quel pezzo da solo vale già una fortuna. Sono stato molto onesto, signora Trevetan. Le ho fatto un buon prezzo. Secondo me è una rapina bella e buona. Che cos'altro ha? Come and see me, make me smile. I'll do what you want, running wild. There's nothing left. All gone. And run away. Maybe you'll tarry for a while. E questo qui blu, Jack? Sì, quello. It's just a test, a game for us to play. Ciao, Grace. Come va, Nikki? Sono giorni che non ti vedo. Tutto a posto? Sì, impegni. Che stai facendo? Sto costruendo un recinto per tenere lontani i conigli. Con il filo elettrico? Sì, è un recinto elettrico. Ah, certo. Senti, Matthew è da te perché dovevo parlargli di una cosa. No, è fuori, sta cercando un trasformatore per il recinto elettrico. Ok, beh, appena lo vedi potresti dirgli che lo aspetto al pub alle 7. Sì, senza meno. Ciao, ciao. Ciao. È un bel libro. Oh, Jackie Collins. Io sto leggendo Kafka adesso. Non è divertente? Tranne la storia di quello che si trasforma in scarafaggio, un po' stramba. Questo non succederebbe mai in un romanzo di Jackie Collins. Lei farebbe scopare qualcuno con uno scarafaggio. Lui la strinse a sé, con le sue braccia appiccicose, tutte e sei, colpendola voluttuosamente sulla testa con le sinuose ed esitanti antenne. Sentite, se arriva adesso, ditegli che sono andata via incazzata. Ok, tesoro. Buonanotte. Magari a casa steso sul divano che dorme. Sì, certo. Scusa. È per me un enorme piacere chiedere a Madame Regge Spinello di Port Lyac di accendere le luminarie di quest'anno. Grazie, grazie, grazie. When I die in the name of two bears, gonna go to the place that's dove sei? Ora qui!
veniva dalla casa, ve lo giuro. Ve lo dicevo. Certo, è una luce potente. Chiamiamo la polizia. E magari anche l'aviazione. Ma no, lasciamo stare, dai. Torniamocene al pub, c'è una cosa di cui vorrei discutere con voi. Ma che cazzo dici? Dobbiamo andare a vedere, dobbiamo salvare Grace. Senti, io lo so perché c'è quella luce. Forza, torniamo al pub. Esploderà? Io credo di no. Ecco fatto. Come fai a saperlo? L'ho visto una volta ad Amsterdam ad un importante corso di medicina. Facevo esperimenti su certa roba. Allora è stata un'idea di lei? Beh, da quello che mi ha detto Matthew e considerato che 2 più 2 fa 4, direi di sì. Mi piace che Grace porti avanti la tradizione locale del totale disprezzo della legge. Rende orgogliosi. Hai mai provato quella roba, dottore? Una volta, quando ero all'università, ma senza aspirare. Sera. Allora? Si beve dopo l'orario di chiusura, Charlie? È una festa privata, sergente. Lagavulin, 16 anni di invecchiamento. Un bicchierino, sì. Qualcuno di voi ha notato quelle luci che provengono dall'Ayak House? No. Come va? Notizia dei pescatori di frodo, sergente? Li prenderò, è solo questione di tempo. Il crimine non paga mai. Certo che no. Dove sei stato? Da nessuna parte. Che hai fatto di bello? Niente. Bene, sono contenta che ci siamo chiariti. Ero a casa di Grace, ho perso la cognizione del tempo. Scusa. Ho aspettato un'eternità al pub. Grace non te l'ha detto? Sì, certo. Ero molto, molto occupato. Sono molto, molto, molto dispiaciuto. Ascolta, devo dirti una cosa. Bene, anch'io devo dirti una cosa. Siediti. No, te la dico prima io. È una notizia davvero bella. Anche la mia. Va bene, parla tu. No, prima tu. Bene. Trasferirò tutte le piante all'Ayak House. Lì cresceranno molto più in fretta, con un sistema che si chiama coltura idrorepellente. Grace è una giardiniera fantastica. Non ci saranno più problemi di soldi per noi. Noi? Per me, Grace. È semplice, è perfetto. La venderemo. Lei pagherà i debiti e il resto lo divideremo 50-50. È una soluzione un po' estrema, ma brillante. Non voglio cercare lavoro altrove, così posso restare. Finirà in galera. Ma no, quale galera? Matthew, fumare marijuana è una cosa, coltivarla a livello industriale è un'altra. Mi meraviglio di Grace, è veramente stupido. No, non è veramente stupido, è veramente furbo. Non diresti così se l'idea fosse stata tua. Sì, hai ragione. Quando un rapinatore di banca di 100 kg ti rincorrerà nella cella con un'erezione, io starò qui seduta a pensare, perché non sono stata io? Perché non ho avuto io un'idea così brillante? Non fai che lamentarti perché hai perso il lavoro. Dici che sei sfortunato e qual è la tua soluzione? Il crimine. E non solo metti nei guai te stesso, coinvolge anche Grace. Matthew, sei proprio un idiota. Tu che mi dovevi dire? Non importa. Pronto? Pronto, signora Trevethan? Sono Quentin Rhodes della Ramptons. Il nostro incaricato era piuttosto sconvolto. Molto spiaciuta. Sbagliato numero. Questi vanno bene. Prendili tutti e due. Beh, ci passa in mezzo, no? Bene. Oh, la signora Trevethan. Ciao! Ti ho presentato il mio amico Tony. Piacere. Salve, mi chiamo Tony, sono della Scandinavia. Congratulazioni! Tony, ti dispiacerebbe andare a prendere un pacco grande di sabbia per gatti? È un ragazzo di poche parole. Servono parole? Grace.
Hai letto le lettere che ti ho mandato? Mi dispiace, no. Però vedi, sto lavorando ad un progetto. Sai, non mi sento ancora di parlartene, tu mi capisci. È un fatto di scaramanzia. Grace, vogliono una risposta, non posso più fargli aspettare. La pratica è in sede centrale e non ti conoscono. Per loro sei solo una donna di mezza età, piena di debiti e nessuna rendita. Che cosa intendi fare? Diventare una spacciatrice di droga? Grace, sto dicendo sul serio. Grazie, Tony. Mi telefonerai, vero? Sì, senza me. Andiamo, Tony. Chambers. 44 Wilberforce Street, Londra, Southwest 3. Lui mi dava le sue lettere da spedire. Non le ho mai ricevute. Andiamo a bere qualcosa? Lei ha avuto figli? No. Non sono molto materna, temo. Io non potevo averne. No, lo so. Oh, usa un sacco di cose. Posso farle un'altra domanda? Se vuole. Andava bene col sesso? Sesso? Sesso! Era un incubo. Era snervante. Oddio, terribile. Una frustrazione. Era come cercare di svegliare un cavallo morto. No. No, infatti. Che cosa faceva? Ecco, non mi sembra che sia il caso di parlare. No, la prego, vorrei saperlo. A lui piaceva il gelato. Cosa? Come? Il gelato usavamo. Glielo succhiavo dalla punta delle dita, lo faceva impazzire. Arrivavo al punto di far finta di svenire per avere tregua, era insaziabile. Credeva che a lei non interessasse. Si sbagliava. È una bella casa questa. Sì, credo sia il caso che lei se ne vada adesso. Lui la amava. Non mi serve la sua pietà. Senta, se avesse bisogno di parlare, io... Sì, conosco l'indirizzo. Matthew. Mm-hmm. Lo voglio fare. Cosa? Voglio sapere che cosa si prova. Ti prego.
Grace. Scusa, se la coltivo e poi la vendo, dovrei quantomeno sapere che effetti dà. Oh, sì, certo che dovresti. No, non qui. Andiamo, coraggio, diamoci da fare. Calmati, non c'è nessuno, rilassati. Io non sento niente. Ehi, piano. Da dipendenza? Non è cocaina. Tu sei sicuro che funzioni? Oh, sì. Che c'è? Sì, che c'è? Che c'è? Che c'è? Che tu sei scozzese. Grazie. Quanto è bello qui. Ora ti senti meglio? Ancora un po' di vertigini. Hai fame? Sì, adesso che mi ci fai pensare, ho una fame da lupi. Yes, I float so free unto Mr. Glee. But I can't. I'm a bird. So catch me while you. Cos'è stato che ti ha spinto a farlo? 44 Wilberforce Street, Southwest 3. Signora Teravetta, non riagganci, per favore. Appunto, non riagganci, per favore. Problemi? Ti ringrazio, Kelly. Mettersi in contatto con la signora Teravetta non sta diventando un'impresa. Telefonate, lettere. Ma che combina quella donna laggiù? Non so che cosa, è così lunatica ultimamente. Forse è soltanto che non approva. Io dico, a mali estremi, estremi rimedi. L'unica alternativa che avevo era tornare a Glasgow e lei non voleva. Del resto, neanch'io. Già. Mio zio Willy ha un'impresa edilizia lì. Sì? Cosa costruisce? Case. Gira di là. Cos'è? Ok. I play a good game, but not as good as you. I can be a little cold, but you can be so cruel. I'm not made of brick, I'm not made of stone, but I had you fooled and I take my own. If love was a woman. I was confessing it, you held your heart tight.
Ti ho portato il pranzo. Anatra all'arancia. Scherzo. Pesce. Mi hai portato il pesce. Ah, così, per cambiare un po'. Che ci fai qui? Non vieni mai sulla barca. Mi stavo dimenticando com'è rifatta. Vado sempre a letto quando tu ti alzi. È per le maree. Non è per le maree. Non mi piace quello che stai facendo. Lo so. Non voglio avere una relazione con un individuo irresponsabile. Non è vero, sono stato irresponsabile tutta la vita. Credo sia ora che cambi. Perché? Perché stai invecchiando. Non sto invecchiando, sono rughe d'espressione. Io sto parlando sul serio. Non capisco, credevo di piacerti così come sono. Infatti. Ma le cose a un certo punto cambiano e anche tu devi cambiare. Fish and chips! Fantastico. Eccoci qua, tra pochi minuti Tim Buxton sarà qui per allietarvi insieme alla ganga del pomeriggio. Ma prima di tutto sono le 12, passiamo la linea a Radio Giornale. La polizia sta festeggiando la più importante vittoria nella battaglia contro la droga oggi. Due uomini e una donna sono stati giudicati colpevoli dalla corte d'appello di Bristol dopo che la polizia aveva scoperto marijuana per un valore di circa 500.000 di sterline nel granaio della loro tenuta agricola. Sono stati condannati a 15 anni di prigione. Il giudice... Ciao. Stai bene? Sì. No, sai, non ero sicura, visto che non sei venuta al pub ieri sera. Non bevo in questo periodo. Sei per caso arrabbiata con me? No, sono arrabbiata con Matthew. È soltanto colpa sua. È stata una mia decisione, Nikki. Sto cercando di salvare la mia casa. Tutti sanno cosa state facendo. Tra un po' avrete la polizia addosso. Tanto non lo scopriranno mai. La serra è illuminata come una navicella spaziale. La gente non è stupida. Comunque abbiamo quasi finito. Rischia la galera da un momento all'altro. Come mai non bevi? Niente, non mi va. Lui non lo sa, non è vero? C'è qualcosa che posso fare? Aiutala a non finire in prigione. I nostri germogli mutanti saranno pronti presto, grande capo. Verranno sganciati e liberati nella atmosfera e noi governeremo l'intero pianeta! Ma lo vedi che cosa abbiamo fatto? È assolutamente favoloso. Devo andare a Londra e trovare uno spacciatore. No, tu resta qui, ci andrò io. Cosa? Ho deciso così. Grace, non credo che tu abbia capito di che si tratta. L'ultima volta che sei stata a Londra era per la mostra dei fiori di Chelsea. Questa non si vende attraverso un floricoltore. Qual è il tuo geniale piano, allora? Beh, sarei andato a Portobello Road o a Notting Hill, roba del genere. Avrei trovato uno spacciatore e gliel'avrei venduta. Questo è il tuo piano? Tutto qui? Sì. Spazzatura. Sempre meglio di quello che pensi tu, cioè niente. Convincitene, Grace. A uno spacciatore basta darti un'occhiata per capire che c'è qualcosa di strano. Con tutto il rispetto, io sono il protagonista. Tu sembri piuttosto un rimpiazzo. Ti avverto, un'altra parola e butto tutto quanto in mare. Non credo che ne saresti capace. Non mi conosci allora. Tu non sei mio capo. Eravamo soci, Grace. Ti ricordo che l'assegno è tornato indietro. Le donne adorano gli orsacchiotti teneri, giusto? Li vogliono abbracciare, stringere, poi però gli cavano gli occhi e gli strappano le braccia. È vero, evito lo scontro, lo so.
Ma se tu fossi cresciuto a Glasgow negli anni 70, lo eviteresti anche tu. Io voglio una vita semplice, voglio coltivare le verdure, fumare qualche spinello, cantare le canzoncine di Natale. E chi lo sa, forse un giorno vorrò diventare padre e crescere qualche marmocchio tranquillo, cazzo. Ma adesso basta, sono stufo, non ci sto più, finita la storia dell'orsacchiotto tenero. Non mi va più di essere lo zimbello di Miss Grace Cannabis e Capitan Nicky, la regina delle aragoste. Cazzo, io le mollo e ti saluto. Però prima di andarmene, acchiappo le due belle signore e gliele canto come me la sento. Hai finito? Bel colpo. Posso mostrarvi una cosa in privato? È veramente buona. Ma che vuoi? Cosa? Dai, andiamo. Ma che era? Signor Rasta, lei sicuramente se ne intende. Sono certa che io sarà interessato. Conosco. Guardi che cosa. Che diavolo vuoi da me? Guardi, la lasciami conosce? In pace. Non mi interessa. Andiamo. Non sia timido, si avvicini. È roba di primissima qualità, mi creda. Cerca un'emozione particolare? Capisce cosa intendo, vero? Sì, dolcezza, salta su. Salve. Scusi. Ehi. Ah. Mi piace qui, è così tranquillo. Se adesso ti sembra tranquillo, dovresti vedere la funzione della sera. Vorrei tanto essere cattolica a volte. Incenso, bei paramenti, ci sono tanti vantaggi effettivamente. C'è la confessione anche. Ho dei carissimi amici che credo si stiano cacciando in un brutto guaio. Non so che fare per aiutarli. Non credi sia il caso di andare alla polizia? Meglio di no. Se sei costretto a commettere un crimine per ottenere quello che vuoi, forse non è destino che tu lo abbia. Non so se sono più preoccupata per loro o preoccupata per me stessa. Se una persona ha un problema che sembra essere irrisolvibile, forse sarebbe meglio che non cercasse di risolverlo, ma piuttosto di accettarlo. Che intende dire? Il Signore mi conceda la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per capire la differenza.
La saggezza è la parte più dura. Mi piace Matthew. È un'anima buona. Per essere uno scozzese. Che diavolo è saltato in mente? Non può gironzolare per i pub più malfamati. Si metterà nei guai. Senta, se vuole conoscere degli uomini, conosco dei posti decisamente migliori. No, io non voglio conoscere nessun uomo. Venga, cammini. Togliamoci di qui, l'arresteranno. Hai visto Nicky? No, dove diavolo sei stato? Grace ha chiamato Harvey per controllare le piante. Cosa? L'ho accompagnata alla stazione stamattina, è andata a Londra. Oh, cazzo. Dove andiamo? 44 Wilberforce Street, Southwest 3. Oh? Perché non ti fai aiutare da quel tuo amico scozzese? Di sicuro lui avrà maggiore dimestichezza con certe cose. No, la sua ragazza è incinta, non può mettersi nei guai adesso. Devi solo telefonare a uno spacciatore, tutto qua. No! Grace, è una follia, finirai in prigione. Non intendo arrendermi. Chiamo lo spacciatore. Come sai che ne conosco uno? Ad una condizione, che mi permetti di darti un abito più adatto. Non questo. Kelly? Signore? Dammi gli orari dei treni per la Cornovaglia. Sì, signore. Tromba. Bomba. Spinello. Canna. Sì, continui. Chiamatela come volete. Ma secondo me è la porta per l'illuminazione. Faccia con comodo. E adesso il test acido. £60. Non dica idiozie. 70? Quello è soltanto un campione, ne ho 20 kg da vendere. 20 kg? Ma Grace! No, tu hai sbagliato persona. Voglio dire, il mio è un giro molto piccolo. Tu stai parlando... parlando di grosse partite. Vuol dire che ora sei stato promosso. Non ce li ho tutti quei soldi. E non conosci qualcuno che ce li ha? Basta, ti prego, andiamo via. Qualcuno ci sarebbe. Chiamalo. Un pezzo da 90. Non è uno come noi. Non è uno che vola basso. Chiamalo. Andiamo, Ani! Eccola! No, Grace! Aspetta, non lo sai chi è quello. Non mi interessa sapere chi potrebbe è. Potrebbe essere uno spacciatore, non puoi andare lì come se niente fosse. Ma perché sei così prepotente? Ci vuole un minimo di tatto, potrebbe essere pericoloso. Ecco, se ne stanno andando. Beh, inseguili, dottor Rucolo. Thank you.
sembra una vetrina di Harrods a Natale. C'è un rave stasera, riceviamo qui. Che cos'è un rave? Grace. Ah, merda! Cosa mi hai portato, China? Due signore e uno schifoso hippie. Che cosa vogliono? Dovrebbe provare a sciogliere il polso e a muoverlo più dolcemente, così sarebbe più preciso. Touché! Sur la tête! Le piace pescare? Sì, il mio paese è famoso per la pesca. Odio stare qui. Si pesca malissimo. La verrò a trovare. Dove vive? Come si chiama? Grace. Perfetto. C'è nessuno? Cucù! Grace! Che curioso odore. Chi è là? Oh, Harvey, dove sta Grace? Dovevamo definire gli ultimi dettagli della visita all'istituto femminile. Ci aveva invitate a cena, era una cosa organizzata da tanto. Dovete andare via. No, dobbiamo parlare con Grace. No, dovete andarvene. E per le piante, vedete, sono molto delicate. Sono orchidee speciali del Perù. Oh, ma queste non sono orchidee. Ah, no? No, assomigliano alle foglie del tè. Tè? Tè? Che magnifica idea! Venite, andiamo in cucina. Vi offro una deliziosa tazza di tè. Veramente ero venuta per la cena. C'è rimasto del prosciutto, posso che prepararvi un panino. Che cos'è questo curioso odore? Oh, forse il prosciutto è rimasto un po' fuori, ma è buono lo stesso, eh? Da dove proviene? Le persone che rappresento vogliono restare nell'anonimato. Ah, sì? Anche quelli che rappresento io vogliono restare nell'anonimato. Magari sono le stesse persone. Io posso andare, devo passare a prendere mia figlia a lezione di flauto. Quanta roba ha? Tanta, la vuole comprare? Posso andarmela a prendere. Non sa dove sta. Ah già, ma posso convincerla a dirmelo. Che ne direbbe se io le tagliasse le dita una ad una? Finché non cambia idea. Fermi! Che nessuno si muova! Polizia! La casa è circondata! Chi saresti tu? Salute a tutti! Martin Melford! Siamo in anticipo per il rave! Non sto nella pelle! Io vado pazzo! Per i rave! Non c'entro niente in questa storia! Sta zitto, barbetta! Chi è quest'uomo? Ecco, è il mio medico. E lui? Il mio giardiniere. Oh, carino. Aspettiamo qualcun altro? No. La donna delle pulizie, magari? No, nessun altro, no. Molto bene. Lui e China picchia la gente per me. Posso... No, la prego. Matthew, tu, il dottor Benford e Annie, aspettatemi fuori, avanti. La prego. La prego. Con permesso. Grace, mi aspettami fuori, va. Posso andare anch'io? No. Prego, si accomodi. Le persone con cui tratto sono dei farabutti. Anche io sono poco raccomandabile del resto. Ma lei non lo è. Questo mi preoccupa. Purtroppo devo contraddirla, signore. In famiglia ho una lunga tradizione di farabutti. Il mio defunto marito era il più grande farabutto che si sia mai visto sulla faccia della terra. Le mie scuse. Ora arriviamo al punto. Le dispiace? 3,5 al chilo.
20 kg la prima settimana e altri 10 kg dopo 2 settimane. Dopodiché le fornirò 20 kg ogni 4 settimane. 3 al chilo. Questo è l'accordo finché non vedo la prima partita. 3 e un quarto. D'accordo. Oh, grazie! Si immagini. Posso offrirle un bicchiere di vino? È incredibile che la sua amica sia svenuta. Le sembra il tipo che taglierebbe le dita a qualcuno. Oh, sì. Grazie. Sei proprio sicura che stai bene, Grace? Mai stata meglio, Honey. Una pillola per il mal di testa e dritta a letto. Stia attenta alle buche, mi raccomando. Buona fortuna! Andiamo, ragazzi. Che ne pensi? Non lo so, seguili. Non mi fido. E cosa ne faccio del fricchettone? Portalo con te. Non posso. Mia moglie è a casa che mi aspetta. Dobbiamo giocare a battaglia navale stasera. C'è la finale regionale. Se gli fosse partito il coltello, ora sarei un uomo morto e ci sarebbe un cadavere a guidare questa macchina in Cornovaglia. Non essere stupido, stava bluffando. E poi finché abbiamo la roba, abbiamo noi il potere. Scusa, ma io ti conosco. Di che stai parlando? La roba, il potere. Guardati, guarda come sei vestita. Miss Narcotraffico del cazzo. Il linguaggio, per favore. Che cosa il linguaggio? Per poco non mi tagliavano la gola per colpa tua. Ma non era previsto che tu venissi. Bene, bene, vediamo allora come te la cavi da sola con quel Jacques Cousteau. Io mi chiamo fuori. Cosa? Le piante di Grace da nessuna parte. Questo tè ha davvero un aroma straordinario. Darjeeling? Trevetan. Oh, Diana, non avrai? È soltanto qualche piantina. Adoro il tè fresco. A chi lo dici, cara? Fa sentire. Oh, delizioso. Scusa se ho alzato la voce. Come faccio a procurarmi quei soldi? Non lo so. È Nikki. Nikki non vuole avere una relazione con una persona irresponsabile. E io non voglio avere una relazione con qualcuno che non sia Nikki. Oh, ora va meglio. Sono pronto per la colazione. Andiamo? Ok, quando arriviamo raccogliamo tutte le piante e mandiamo la roba al tuo amico a Londra. Poi chiudiamo la faccenda, va bene? Grazie. E vediamo di sbrigarci, prima che mi ripuntino il coltello alla gola. Sai, è in questa zona che dovrà passare la nuova B323. Dovrebbe essere ultimata all'inizio del 2004. Non ci posso credere che li hai persi. Come diavolo hai fatto a perderli? È deserto qui, non mi pare che ci sia traffico. Senti, mi dispiace, va bene? Io non sono un criminale professionista. Io non sono bravo negli inseguimenti. Non fare l'impertinente, eh? Non fare l'impertinente con me! Cercavo di vedere gli aspetti positivi. Se davvero dobbiamo fare tutta questa strada, proviamo almeno a goderci la gita. Sali in macchina. Chiudi la bocca e sali in macchina! Sai, secondo me dovresti trovare il modo di gestire la tua aggressività quando torni a casa. Harvey! Grace!
Dovevi incontrare quelle dell'istituto femminile. Sono entrate nella serra, comunque me la sono cavata. È venuta Nikki. E che le hai detto? Che eri andato a Londra col dottor Benford ad aiutare Grace a vendere la droga. Oh, cazzo. Grace, devo andare da lei. Niente, non preoccuparti. Mi darà una mano Harvey con la serra. Andiamo, Harvey. Grazie, qui va bene. Sa dov'è l'Aya House, la signora Trevethan? No. Chiederò in giro. Provi al negozio. Venga il resto. D'accordo. Grazie. Salve, ce ne sono? Salve? Assaggiare dei cornflakes, sono croccanti. No, grazie, molto gentile, ho già mangiato. Vuole per caso un super maxi con... Io sto cercando Laia Chaos. Devo mettermi in contatto con Grace Trevethan? Io voglio bene a Grace, le voglio bene veramente. È un angelo. Ha dei capelli fantastici, soffici, setosi, come la lana, coniglietto d'angora. Sì, certo. E dove posso trovarla, signore? In una bella casetta. Io l'adoro. E come ci si arriva alla bella casetta? Salendo sulla bella collina. Bella. Uno, due, tre. Nikki, mi dispiace di aver fatto una cosa illegale! Giuro che vi troverà un lavoro serio! Cosa? Sono pronto a diventare responsabile! Ti amo! Non ti sento, Matthew! Che stai dicendo? Ti amo! Anch'io ti amo! Sono incinta, Matthew! Che? Aspetto un bambino! Just run with your emotions before they disappear. You're no accidental angel. No, non puoi nuotare, sei incinta. Now the picture is completed. Dreams becoming green. Oh yeah, it's meant to be. This is no accident to me. Oh yeah, it's meant to be. It's not coincidence to me. Senti, non posso ricevere quella persona. Non adesso, ti prego, fallo andare via. Ma che gli devo dire? Ah, non lo so, quello che ti pare. Digli che sono ancora a Londra. Digli che sono stata rapita dagli alieni. Digli qualunque cosa. Charlie, un whisky. Grazie a Dio, ho provato a chiamarti da Grace, ma nessuno risponde al telefono. Che succede? Sono stati qui due tizi. Vengono da Londra. Volevano sapere di Grace. Credo che siano della dogana, ispettori. Cazzo. Thank you.
Eccoli laggiù. Oh, cazzo. Che c'è? Altro che dogana, sono degli spacciatori di Londra. Beh, su Londra non mi sbagliavo. Charlie, tu vieni con me alla villa. Nicky va a svegliare il dottor Bedford. Ci vediamo là. Lascia stare questa roba, ma che ti prendi? Ma ora, donna, quanto sarebbe una figlia? Shh, Alfred. Che cosa c'è? I due proprietari di questa macchina sono appena stati nel pub. Ho sentito che parlavano di pesca illegale di salmoni. Dicevano che gli piaceva. Sul serio? Già. Oh, grazie, Nicky. La comunità ti sarà grata e ti ricompenserà per questo. Grazie. Devo andare adesso. Mm-hmm. Sono incinta. Oh, sì, sì, naturalmente. Che sono venuti a fare qui? Non una vacanza, Grace. Ma Jack ha parlato di una settimana. Ti ha mentito. Anche Quentin Rhodes è qui. E chi diavolo è Quentin Rhodes? Harvey sta cercando di liberarsene. Che facciamo? Facciamo sparire questa roba e chiudiamo la faccenda, ok? San Crispino. Sulla collina, seconda casa a sinistra. Mm? 5-7 a base, individui sospetti sotto sorveglianza. Ricevuto, arriviamo. Signora Trevethan? Grace, sono venuto per avvisarla. Ci sono due uomini in giro, probabili pescatori. È prezzemolo. È marijuana, non è vero? Sì. Sapevo che lei e Matthew la coltivavate, ma non avevo idea di che cosa... Lo sapeva? Beh, vivo anch'io da queste parti, sa? Ma visti i problemi economici che aveva, ho pensato che avrei potuto chiudere un occhio per una modesta produzione casalinga. Ma Grace, direi che questa è tutt'altro che modesta. Ed è di ottima qualità, vero? Meglio di quella schifezza che coltivavi in canonica. Sapevi anche quello? Mm-hmm. Alfred, eravamo qui appunto per disfarcene, davvero? Potrebbe tener chiuso quell'occhio ancora per qualche minuto. Non si tratta di me, Grace. È che stanno arrivando degli agenti dalla centrale. Loro mi preoccupano. Oddio, e adesso che facciamo? Se fossi in lei mi libererei di questa roba molto in fretta. Io inseguo i pescatori di frodo. Mi scusi un momento. Lei chi è? Lei chi è? L'ha chiesto prima lui. Ah, sono qui per discutere di affari con la signora... Trevethan? Ah, sì? Guarda caso anche noi. Davvero? Siete interessati a un eventuale acquisto o avete un diritto di prelazione, forse? Che storia è questa? Allora, ecco qua. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì. Ci sono altri due uomini. Che cosa facciamo? Ce la fumiamo. E anche tu ce la faresti a fumarla tutta. Parla per te. Forse nessuno dovrebbe entrare in possesso di questa roba. Va bene. Grazie, Matthew. Ma prego, Grace. Spegni immediatamente quel fiammifero! Senta... Non so che cosa stia succedendo, ma penso che sia meglio che lo spenga. Questo è lo spettacolo più incredibile e meraviglioso che abbia mai visto nella mia vita. Ciao, Grace! Siamo arrivate troppo presto? Che sei tu? Oh! Oh! Oops! Cazzo! Che succede, tesoro? Poverino!
Calma, chi è quell'uomo? Signore, sentite! Signore, no, no! Avanti voi due e squagliatevi la forza. Tu che farai, Grace? Ah, non preoccupatevi per me, me la caverò benissimo. No, no, l'abbiamo fatto insieme, io resto. Sentite, io vi voglio davvero un bene dell'anima, però Matthew, sei licenziato. Vieni. Ma che ho fatto? Io sono innocente! Lasciatemi! Ciao, Grace. Wow! Mi ero fidata di te. Dove è andata a finire la famosa onestà fra ladri? E i nostri accordi? Anche io sono contento di vederti. Non sai neanche fare il tuo sporco lavoro. Sporco lavoro? Perché hai mandato i tuoi scagnozzi? Per tenerti d'occhio, Grace. Per evitare che potessero farti del male. E ti aspetti che io ci creda? È la verità. Voglio sperare di non avere rovinato tutto. Sta cercando di scappare. Posso aiutarti se vuoi. No, grazie. Signora Trevata! Grace! Those fingers through my hair. That slide come hither stare. That strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? Cause it's witchcraft. Witchcraft. Mi piace qui. È questo il volto di un genio del crimine? Stasera indagheremo sul mistero che circonda Grace Trevethan. Come ha fatto una vedova sconosciuta sull'orlo della bancarotta a salvare la sua casa e a diventare la scrittrice più famosa e controversa dell'anno? Il romanzo della signora Trevethan, Fumo di Londra, è ai vertici della classifica dei bestseller da più di un anno. Ma sebbene il libro sia venduto come romanzo, la storia presenta sorprendenti analogie con la vita stessa della Trevethan. E il suo recente matrimonio con un misterioso uomo d'affari francese ha alimentato le speculazioni della stampa scandalistica che la voleva coinvolta nel traffico di droga. A questo punto, qual è la verità? Siamo andati nel tranquillo paese di Port Layac per scoprirla. Alza un po', Charlie, alza un po'! Layac House è stata teatro di un grosso caso. La polizia è subito intervenuta sul posto, ma c'è stato un problema con i testimoni. Non hanno voluto parlare? Nessuno si ricordava niente. Mi scusi. Secondo noi è pura fantasia, non è vero, caro? Perché mentre nel suo libro Grace si mette a coltivare la droga, in realtà lei preparava un tè stupefacente. Beh, come dottore, uomo di scienza, la mia posizione è molto chiara. Non potrei mai avallare, se non per scopi terapeutici, l'uso di roba. E se posso esprimere un allora, è roba? Molto personale, passa ecco, dopo. Allora, è buona. Sì, davvero? Devo dire che è alquanto strano, insolito, che l'alcol sia legale e la roba invece no. Sono gli incidenti della storia, immagino già.
Quindi non aveva una coltivazione di marijuana nel suo giardino? Che Dio ti benedica, figliolo. Secondo lei, fumo di Londra è finzione o realtà? No, è finzione. Mia moglie ha un'immaginazione particolarmente fervida, grazie a Dio. Che mi dice del personaggio di Pedro, il gangster? Ha preso spunto da lei? Pedro è spagnolo, io sono francese, non sia assurdo. No, è il adesso fatto basta, che... ora che ve ne andate, eh? Chiedete la mia proprietà! Queste case mie! Grace Trevethan si è rifiutata di farsi intervistare e finora non ha rilasciato nessuna dichiarazione riguardo ai pettegolezzi sul suo conto. Ma stasera le cose potrebbero cambiare. Restate con noi per la consegna dei New York Book Awards, dove Grace Trevethan è nella lista delle nomination per Fumo di Londra. E il premio per la migliore opera di narrativa va a... Grace Trevethan per Fumo di Londra! Questa sì che è una sorpresa. Penserete che dovrei essere abituata alle sorprese dopo tutto quello che mi è capitato. So che si è discusso molto, la gente si è chiesta se il mio libro fosse basato sulla realtà o se fosse soltanto finzione. A essere sincera, se io vi raccontassi tutto quello che mi è successo negli ultimi 2 anni, stentereste comunque a credermi. A volte faccio fatica a crederci anch'io. Spero che a casa ci stiano guardando, perché volevo dire... Matthew, volevo dirti che sono arrivata alla conclusione che sei un pessimo giardiniere. Ma mi hai aiutato lo stesso a crescere. E per questo motivo io ti voglio ringraziare dal più profondo del mio cuore. Mi auguro che tutti voi stiate festeggiando anche la volontà, Charlie! E ho avuto un'altra idea. Credo sia un ottimo spunto per scriverci un libro. Grazie! It's no coincidence to me.
Picture is completed, and two's becoming three.